troveremo un accordo sicuramente. Ah, perfetto, quindi questa insomma è già una buona notizia. Noi abbiamo sentito De Santis che aveva detto non ci sono problemi col Pescara, il ragazzo dovrà decidere, diciamo così, il progetto che lo convince di più, perché sul ragazzo ci sono anche le attenzioni del Foggia, mi pare, come squadra di Serie C, non mi pare altri club, o no? Ah, questo non lo so, credo che il Foggia, mi stavo detto che è interessato anche lei al ragazzo, però non so se ci sono altre squadre, comunque a prescindere da quello bisognerà lavorare sulle modalità del contratto del ragazzo. Comunque, insomma, ricordiamo che Maldini è una sorta di padre putativo dal punto di vista calcistico per Samuele Damiani, perché ha avuto le sue dipendenze nella stagione 2019-20 nella Carrarese e poi due anni fa nel Palermo, Palermo che ha conquistato la promozione in Serie B al termine dei playoff. Giovanni. Sì, buonasera Presidente. Oltre a Damiani, in settimana si proverà a chiudere per Tuia e Lemmens, può confermarcelo? No, in settimana si dovrà chiudere per l'Emmens o comunque per un terzino destro, che è quello che ci serve oggi come pane, perché non c'è. Dopodiché ci sarà tempo, un mese, per completare la rosa, perché come tutte le squadre di C, purtroppo quest'anno è stato anche ridotto il numero delle medaglie, per cui siccome abbiamo tutti i giocatori ne supero, diciamo in più. È chiaro che bisogna capire chi uscirà e chi poi al posto loro, posto di quelli che usciranno, entreranno, perché noi possiamo tenere i giocatori fuori lista, in cui prima si fanno le uscite e contemporaneamente abbiamo le idee chiare su chi dovrà sostituire quelli che usciranno. No, le volevo chiedere una curiosità, c'è ancora un posto da occupare in lista, no? 23 giocatori, ne sono 22 o mi sbaglio? Io adesso sinceramente il conto preciso non l'ho fatto, però credo che ci sia un posto libero. Posto libero, perfetto. Quindi no, con Mars Lemmens, cioè voglio dire, con Lecce siete d'accordo però? Sì, adesso il ragazzo doveva rientrare al ritiro e poi domani credo che Pasquale Foggia si metterà in contatto con loro per capire un attimino come chiudere questa trattativa. No, per quanto riguarda le uscite, Presidente, i principali indiziati a lasciare Pescara sono Squizzato, Tugnov, Colai e forse Liga. Cioè, proprio su Squizzato, Tugnov e Colai ci sono novità, insomma c'è stato qualche contatto. Giovanni, si è parlato tanto di Squizzato e Tugnov perché comunque si hanno delle richieste, però se dovessero rimanere non è che sarei dispiaciuto, quindi... non sono giocatori che dobbiamo buttare addosso a qualcuno, sono giocatori importanti, giocatori che sono bravi, per cui se dovessero rimanere loro evidentemente vuol dire che non arriveranno altri. È chiaro che questi due ragazzi hanno qualche richiesta e le valuteremo. Pizzari e Merola, com'è la situazione? In stand by sempre. Vale lo stesso discorso fatto per questi due. Sono quelli che hanno fatto meglio nella passata stagione e quindi anche loro hanno delle attenzioni di società, anche di club di categoria superiore, quindi quando arriveranno offerte serie e valide le valuteremo. Ma per Pizzari vanno avanti i contatti con Pippo Antonelli di essere del Venezia, sì? Sì, ma cioè, non è che c'è il Venezia che è interessato al ragazzo, ci fa piacere. Quando saranno pronti valuteremo il da farsi. Per quanto riguarda l'attaccante, Presidente, che servirà anche un attaccante a Baldini, si aspetterà l'ultima settimana di mercato, ne parlavamo anche prima del suo intervento, molti giocatori che adesso sembrano inarrivabili in B, magari l'ultima settimana si muoveranno e sarà più facile forse, però questa è una priorità per il Pescara, insomma, dopo la partenza di Gruppone serve un attaccante. Andiamo a vedere, ho visto che avete messo un elenco di giocatori che abbiamo. La parte davanti credo che sia quella più nutrita, anche se ci sono alcuni ragazzi. Quindi noi prima lì dobbiamo fare delle uscite, mettere dentro qualche giocatore importante, ma con
come dicevi tu, purtroppo è un vizio brutto del mercato italiano quello di attendere sempre l'ultima settimana, perché è evidente che con 3 mesi di mercato tutti quanti cercano prima di sistemarsi nella migliore modo possibile e nei desiderati dei giocatori. Poi quando si andrà avanti col mercato è chiaro che non alcuni giocatori non avranno offerte da categorie superiori o dalla stessa categoria dove sono, magari cominceranno a pensare di fare un passetto indietro e faranno sicuramente dei confronti in quei club che sono sulla carta più blasonati, quando non è detto che siano più forti o che vincano, però sulla carta ci sono delle città più importanti che chiaramente vengono guardate in maniera diversa dai giocatori. Dice infatti Ferraresi che potrà confermare quello che sto dicendo, perché poi in realtà questo è. E infatti lo coinvolgiamo. No, io sono il presidente, chiaramente sul mercato non sono ferrato come Giovanni Massimo. Quello che volevo chiederti, se hai visto un po' il lavoro del mister sul campo, se ti sta piacendo come lavora, se no, da quello che so io, da come lo conosco, è un lavoratore, uno che comunque a cui piace fare, riprovare, non dico come Zema, ma sulla falsa linea. Sì, guarda, mi ha fatto piacere ricevere un complimento che poi indirettamente era per me, ma per i ragazzi e per me come società parlo, perché il mister che io non prima da lavorare ha confermato che qui c'è una cultura del lavoro spiccata da parte dei giocatori, perché lavorano in maniera pesante, non si fermano, perché vengono quella cultura, perché siamo abituati così, perché noi siamo sempre stati per il lavoro. E quindi avere il gruppo che lavora in maniera pesante tutti i giorni sono così. Ecco Presidente, devo fare una domanda. Tecnicamente il Baldini preferisce giocare più con un trequartista 4-2-3-1 alle spalle della punta o più con una seconda punta? Ma lui credo stia provando con il trequartista, però noi veniamo da tanti anni dove il nostro centrocampo è sempre stato a 3, quindi anche tanti giocatori che abbiamo magari oggi sono anche il risultato di quello che abbiamo fatto negli anni in mezzo al campo, però si adatteranno perché sono giocatori che hanno comunque delle caratteristiche che possono fare al caso del mister, poi deciderà lui come vuole giocare, certamente non sarà a dire quello che posso dire io. Certo, sono una curiosità. Voglio fare i complimenti, gli auguri anzi, Presidente, alle donne biancazzurre, 47 anni di vita, 1976-76 c'è stata una bellissima festa. Cazzo. Presidente, prima delle sue considerazioni sentiamo il coro intonato. Oddio. Faceva già tutto questo, è ancora lì con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia di dare qualcosa a Pescara, dare qualcosa ai giocatori, dare qualcosa alla società. Secondo me sono, le ringrazio, ma sono da ammirare veramente tanto perché sono un punto di riferimento importante di questa società. Sottoscriviamo in toto, come se il tempo, Presidente, si fosse fermato, no? A Bernella sicuramente sì. Assolutamente. Tornando al mercato, intanto ancora auguri a Lone Biancazzurra, Biancazzurra. Salomà, a questo punto cioè, dovete valutare il suo ingaggio, ci state pensando ancora? Certo. Ma noi oggi, Massimo, come ti dicevo prima, noi oggi abbiamo delle priorità che sono il fatto di
carenza proprio dell'organico.